Buonasera, siamo all'hostel Stella Alpina di Falcade e con noi c'è Antonella. Ciao Anto, ben ritrovata. Ciao, ciao a tutti. Ci si vede un po' spesso. Ultimamente sì. Buon segno, vuol dire che Falcade è vivo. È vero, è vero. Senti, siamo qui da te questa sera per presentare una iniziativa molto importante e benefica che è Tutti Insieme per Tommaso e il progetto Balla Sotto la Pioggia. Ce ne parli? Sì, sarà una serata speciale in cui l'ospite d'onore è un bambino anche lui specialissimo, si chiama Tommaso e ha 1 anno e mezzo. Tommaso, no, io non lo conosco ancora, avrò il piacere di conoscerlo venerdì prossimo, però mi ha colpito la sua storia. Lui è nato con dei gravi problemi di salute e ha bisogno dell'aiuto di tutta la comunità per poter guarire. Quindi l'idea è quella di organizzare una cena allo Stella Alpina venerdì sera a partire dalle 19. La prenotazione non è necessaria, ma sarebbe gradita allo 0437 599 046, 0437 599 046, una pasta alla matriciana, una minestra d'orzo e i tirataie, di tutto. Esatto, quindi una festa con i fiocchi, c'è il cibo, c'è il buon vino e la musica con i tirataie che sono una garanzia. Tommaso è un bimbo splendido di 1 anno e mezzo, è un ricciolone, è figlio di Alexia Tomaselli, che è a Gordina di Fregona, di Canale d'Agordo. Non a caso l'evento organizzato in collaborazione con l'associazione Chida Fargona e il ricavato andrà tutto a Tommaso. È affetto da paralisi cerebrale infantile per aiutare la sua famiglia a sostenere le costose spese del percorso di cura, e ci sarà anche la mamma con Tommaso, Alexia Tomaselli, e il papà Rudy Quaggiotto. Ciao Alexia. Ciao. Giovanissima, 21enne, da Fargona, vive a Montebelluna. Ci parli del tuo Tommaso? Tommaso è nato appunto con problemi cerebrali, si può dire, ed è già seguito in un centro riabilitativo. Però siamo convinti e siamo sicurissimi che Tommaso potrebbe dare molto di più. Infatti potremo avere l'occasione di portarlo in molti centri riabilitativi in modo da aiutarlo, e sia dal punto di vista motorio che da tutti gli altri punti di vista, sia logopedia e tutto quanto. E lo porteremo in molti centri italiani, che sia Firenze, Milano, Trieste e in Reggio Emilia addirittura. E servirà parecchio denaro, perché le cure sono costose. Anche, no? Per il trasporto, per i viaggi che faremo, le visite specialistiche, eccetera. In posti lontani dovremo starla anche più di un giorno sicuramente. E la buona volontà comunque c'è, la grinta, sì, c'è, la forza, c'è. E anche l'ottimismo vedo, Alexia. Sicuramente. Perché quando tanto, parli tanto ti si accendono gli occhi, sì. No? È uguale il nonno. Ciao Giacomo, ciao. Ben trovato. Senti, una guerriera qui tua figlia, eh? Sì, buon sangue non mente. Buon sangue non. E poi si diceva, fra un anno e mezzo ci ritroveremo con Tommaso, che dirà il grazie per averci aiutato, perché insomma qui siamo tutti ottimisti e fiduciosi. Il nostro augurio più grande, quello sicuramente sì. La nostra speranza, come dicevo prima, il motto stesso Balla Sotto la Pioggia è di stimolo, perché nonostante l'avversità sempre avanti. Come si diceva, facile quando c'è il sole, quando c'è la pioggia bisogna procurarsi l'ombrello. Esatto, ma sempre avanti. Tatiana. Ciao. Chida Fargona. Cos'è Chida Fargona? Chida Fargona è un'associazione che è nata alcuni anni fa, però comunque siamo, diciamo, tutti noi da Fregona, quindi siamo tutta la frazione. Non sono tantissimi abitanti, però ci mettiamo il cuore, ecco, in tutto quello che facciamo. Diciamo che si occupa prevalentemente della sagra paesana, che facciamo una volta l'anno. Quest'anno abbiamo fatto anche per la prima volta il memorial, e adesso, appena Alexia ci ha parlato un po' dei suoi problemi, siamo corsi subito in aiuto. Tutti Insieme per Tommaso è il progetto Balla Sotto la Pioggia, serata di beneficenza per aiutare la famiglia del piccolo Tommaso, pasta alla matriciana, minestra d'orzo, i tirataie, l'hotel Stella Alpina di Falcade, venerdì sera alle 19. Vi ricordo ancora il numero di telefono, ricordandovi che la prenotazione non è necessaria ma gradita, allo 0437 599 046, con Chida Fargona, con i tirataie. Stiamo inquadrando anche l'IBAN,
perché chiunque può dare il proprio contributo volontario per Tommaso, perché la serata sarà per Tommaso e questo è l'invito a partecipare, iniziando da Antonella. Vi aspettiamo numerosi, e per Tommaso perché ne ha bisogno e perché può migliorare, come ha detto Alexia, e noi vogliamo vederlo camminare felice. Tatiana? Anch'io rinnovo l'invito a partecipare. Chi non potrà esserci comunque o tramite bonifico bancario oppure tramite noi dell'associazione Chi da Fergona, che siamo sempre disponibili, ma mi raccomando, partecipate perché comunque dobbiamo fare tutto il possibile perché Tommaso abbia le cure migliori. Giacomo? Io invece sono convinto che parteciperà tante persone e già da ora dico grazie per la vostra solidarietà. Grazie. Senti, porta il nostro saluto a Tommaso, ce lo porti venerdì? Certo, sì. Davvero? Sì. Davvero? Sì. O ci vediamo venerdì allo Stella Alpina. Sì. Alexia, sì. In bocca al lupo. Grazie. Che sia un Natale di serenità e di grande fiducia per il futuro. Noi siamo grazie. Con voi. Grazie. E un saluto a Rudy. Grazie.